E allora cominciamo quest'altro incontro, questo nostro incontro introduttivo all'adorazione eucaristica, con queste piccole istruzioni, piccoli suggerimenti che derivano anche dall'esperienza del popolo di Dio, della Chiesa. È una tradizione ormai più che millenaria, sono 4.000 anni che andiamo avanti, da quando Dio ha chiamato Abramo. Qualcosa di più anche, quindi un po' di storia, un po' di esperienza ce l'ha la Chiesa, e poi abbiamo anche dei padri, dei maestri di spirito grandiosi che ci aiutano, se li accogliamo, ad approfondire sempre di più e a migliorare la nostra preghiera. Quest'oggi parliamo di questo fatto, il titolo è «La preghiera comunitaria ha bisogno di accordo». Ecco, ha bisogno di un accordo. E significa che non è sufficiente nel nostro cammino di preghiera concepirci come dei solitari. Non c'è solo il nostro rapporto personale con Dio, ma questa preghiera cresce nella misura in cui impariamo a maturare nella preghiera insieme, perché il popolo di Dio è nato così, è stato chiamato anzitutto ed è stato costituito come popolo di Dio in funzione di un servizio liturgico, di un servizio di preghiera comunitaria. Quando Dio, se ricordate bene, ha chiamato Mosè col roveto ardente, ha detto una parola ben precisa per dargli la missione per cui doveva portare fuori il popolo dall'Egitto. All'inizio non ha parlato di riportargli la terra promessa. La prima promessa che ha fatto è stata questa: servirete Dio su questo monte, riferendosi al monte Sion. E questo servizio in ebraico indica non tanto il servizio così di far da mangiare o di altro tipo, è un servizio liturgico. E liturgia, dal greco leiturgos, significa azione di popolo. Ecco, quindi la preghiera, diciamo, che dobbiamo imparare a sviluppare bene nella nostra vita è quella proprio comunitaria, che per essere feconda però richiede di sviluppare anche alcuni atteggiamenti, perché sappiamo bene che essere cristiano significa far parte di un popolo. Ecco, non siamo dei cristiani in quanto individui, siamo cristiani perché abbiamo avuto dei cristiani che ci hanno aiutato a essere cristiani, i nostri genitori per primi. Prima ancora che imparassimo a pregare, c'era qualcuno che pregava per noi. Anche prima di nascere c'è stato qualcuno che ha pregato per la nostra mamma, che ha pregato per il bambino, per noi, la nostra mamma e il nostro papà hanno pregato che nascessimo sani, per esempio. Quindi noi siamo entrati nella preghiera di un popolo di cui papà e mamma facevano parte ancor prima di esserci. Questa preghiera viene prima di noi. Ecco perché va accolta con gratitudine. Col battesimo io vengo inserito nella Chiesa, che è appunto una comunità orante, ma non ho ancora fatto niente per la Chiesa, se ci pensate, no? Non ho fatto niente, non ho fatto nessun servizio di volontariato o mi sono preparato per qualcosa. Quando sono stato battezzato io non avevo fatto niente per la Chiesa. E la Chiesa mi ha donato questo dono che è più grande della mia nascita, perché col battesimo sono nato in Cristo, che è il mio destino. Quindi se fossi nato senza questo, si può dire che sì, comunque la mia strada aveva un destino, però non avere questa consapevolezza mi consegnava una vita tanto vuota, no? Tanto difficile. Sono stato graziato. Non ho fatto niente nel battesimo, eppure già ricevo da un popolo un dono grandissimo, un popolo che mi unisce al Signore. E prima ancora che io ne diventi consapevole, partecipo della preghiera di questo popolo, che prega per me e prega su di me, anche nel battesimo.
tutta la comunità prega su quel bambino. È bellissimo questo. Ecco, dobbiamo pensare a questo. Vengo nutrito, cresco, mi sviluppo grazie alla preghiera della comunità. Io sono prima di tutto dono, frutto della preghiera degli altri. Sono nato anche grazie alla preghiera degli altri. Viene il momento in cui anch'io devo donare, recare il mio apporto per questa ricchezza di famiglia. Questo è un punto sul quale oggi la Chiesa occidentale dovrebbe lavorare tanto, in noi cristiani, perché è il punto che, sul quale c'è tanta crisi. Ecco, perché i nostri giovani non si sposano, per esempio? Non perché sono cattivi, perché per loro dicono: ma noi ci amiamo lo stesso. Ma certo che vi amiate lo stesso, però il passo da fare è capire che il matrimonio è un bene che voi offrite al popolo di Dio, se non siete cristiani, comunque alla società, perché una società è precaria, perché ci sono relazioni precarie, soprattutto le relazioni di base, come sono quelle tra un uomo e una donna, no? Che oggi ci siamo, domani magari possiamo anche lasciarci perché non c'è nessun impegno. Questo discorso lo capiscono anche gli atei, perché l'altro giorno mi è capitato di parlare con una coppia di giovani conviventi, fidanzati, vogliono sposarsi in chiesa. Lui si professa agnostico, lei non si professa neanche, non sa bene che cos'è. E allora ho detto: ma ragazzi, ma perché volete sposarvi in chiesa? Perché? E io sento che loro comunque sono chiamati da Dio a sposarsi nel sacramento. Devono crescere nella consapevolezza, e questo è quello che gli ho detto, perché mi dicevano: ma perché è così difficile, bisogna andare in quella chiesa invece che in un'altra? Perché dobbiamo sposarci nella comunità dove abitiamo e non possiamo andare in un prato? Bisogna ascoltarle queste domande, perché i ragazzi non sono educati, non sono formati al fatto che fanno parte di un popolo e che, come hanno ricevuto da questo popolo, perché se sono cresciuti e hanno mangiato e bevuto e hanno ricevuto un'istruzione perché c'è un popolo alle spalle, così adesso sono chiamati, se vogliono che questo popolo abbia un futuro, a diventare costruttori di popolo. E il matrimonio sacramentale ha questa vocazione, questa è la missione degli sposi: costituire un popolo a partire dalla Chiesa domestica, che è la prima cellula di questo popolo. Se in un corpo cominciano a morire le cellule, che è la leucemia, sappiamo cosa succede: non dura tanto, vanno giù le difese immunitarie e arrivano tutti i virus, e allora per forza che la Chiesa poi si sfalda, no? Si scompone. Quindi abbiamo una vocazione molto importante, anche i nostri figli ce l'hanno. Non è facile educarli a questo, a sentire questo, perché alle volte avvertono questo popolo come estraneo, ma proprio perché manca un accordo nella preghiera. Manca il cuore che canta all'unisono. Adesso vediamo perché. Lo dice anche Gesù nel Vangelo, capitolo 18 di Matteo. Dice: in verità vi dico, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco, quindi la comunità riunita nel nome di Gesù realizza la sua presenza sulla terra, diventa tempio vivo, luogo della sua dimora. Quindi possiamo anche dire, per paradosso, bene che ci siano le chiese, però anche se non ci fossero le chiese, la chiesa ci sarebbe lo stesso. Perché la chiesa è dove due o tre sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questa preghiera comune è irresistibile perché ha la certezza di essere ascoltata dal Signore. L'essere insieme nella preghiera, al di là delle cose che si possono ottenere, vuole esprimere una realtà importante. Dal momento che intendiamo rimanere attaccati al Padre, restiamo attaccati fra di noi. Se ognuno si attacca al Padre, poi restiamo attaccati anche tra fratelli. Se ognuno ha un rapporto vivo con il Padre, non può non amare gli altri figli che il Padre ama, se ama il Padre. Capite? Tante volte anche le nostre famiglie restano unite perché si ama papà e mamma.
poi purtroppo quando muoiono ci si divide. Magari non ci si vuol bene tra fratelli, però per amore di papà e mamma ci cerca di andare d'accordo, no? Noi abbiamo la fortuna di un padre che è eterno, quindi se ci attacchiamo al Padre eterno, forse riusciremo anche a costruire delle relazioni di fraternità più significative. Perché una frattura, una incrinatura in senso orizzontale, crea anche una spaccatura in senso verticale. Non possiamo amare Dio che non si vede e odiare il fratello che si vede, dice Gesù nel Vangelo, no? Quindi la comunicazione interrotta tra i figli taglia anche la comunicazione col padre. Quindi stiamo attenti alle note false. Ecco che Gesù ci dice: si accorderanno per domandare qualunque cosa. Bisogna accordarsi. Ed è interessante questa accordatura, che non è solamente una sinfonia di voci, anche questo, perché qualche volta quando preghiamo rosario, i salmi, non ci si rispetta. Ecco, bisognerebbe imparare anche andare una sintonia di voci, ecco, senza gridare, per esempio. Anche io qualche volta dico, quando cantiamo non urliamo, cantiamo in modo che ci sia una sinfonia di voci, che nessuno emerga sugli altri, ma che tutti ci aiutiamo a creare una voce sola, perché siamo un corpo solo. È una questione di rispetto, ma non è solo questo, perché accordarsi, c'è dentro la parola cuore, mettere insieme i cuori. Quindi non è una questione di bocca semplicemente, è una questione di cuori. Quindi possiamo anche avere delle idee diverse, possiamo essere sfasati rispetto alle idee di un compagno di preghiera, avere idee politiche per esempio diverse, avere una sensibilità diversa, avere una storia diversa. Questo non fa problema, non è che dobbiamo essere tutti quanti indottrinati con la stessa sensibilità. Nella Chiesa ce ne sono tante sensibilità, ci sono tanti movimenti, tante associazioni, tante realtà. La Chiesa è grande e le comprende tutte, le abbraccia tutte come una mamma, perché i figli sono tutti diversi, anche nelle famiglie. L'importante è che ci sia l'accordo, cioè mettere il cuore in armonia con quello dell'altro attraverso la condivisione della fede e della carità del Padre. Quindi la preghiera stonata, non vera, che quindi non raggiunge il Padre, è quella dove qualche cuore batte egoisticamente, rifiutando l'altro, condannandolo, mantenendo le distanze, conservando risentimenti o amarezza. Le note stridenti più pericolose non sono solo quelle che si avvertono all'esterno, ma quelle che si producono dentro, in profondità. E chi è sensibile, queste cose le sente. Non pensiamo che i nostri giovani non vengano a messa perché sono dei lavativi. Tante volte non vengono a messa perché sentono questa energia negativa. Dicono: cosa vengo a fare lì che la gente si odia? Pregano solo per far vedere che sono religiosi, ma non c'è autenticità, sono ipocriti. Alle volte i giovani sono esagerati nel loro giudizio. Però se dicono questo, forse c'è qualcosa di vero, che avvertono qualcosa, non si sentono a loro agio nell'assemblea, vuol dire che c'è qualcosa che non va, non è solo colpa loro. E quindi queste note stridenti spengono la preghiera, anzi le impediscono anche di nascere. Le note false, abitualmente impercettibili, non sono altro che la mancanza di amore, non amore. Non si può pregare se non c'è amore, capite? Cioè è difficile, no? Oppure se si è in una situazione di persecuzione, si è riempiti dell'amore di Dio, però si ama anche colui che ti perseguita. Abbiamo delle testimonianze di martiri, di santi, che sono straordinarie in questo senso. E riuscivano ad avere delle esperienze mistiche enormi, perché amavano anche il nemico, che è il carceriere, per esempio. Abbiamo testimonianze di carcerieri fin dagli Atti degli Apostoli, che si convertono per questo amore del cristiano, no? Che ama anche il nemico. Quindi la preghiera è una questione di fraternità. Sono figlio, ma sono anche fratello, non sono solo figlio. Certe forme di religiosità, dove uno si sente solo figlio e non fratello, rispondono a un'immagine di Dio che non è quella di Gesù Cristo.
rispondono a un'immagine di Dio che è la proiezione dei nostri bisogni di emergere sugli altri. Quindi Dio diventa l'etichetta, diciamo il bollo che ci permette di rendere la carta valida agli occhi degli altri, della società. Ma non è Dio di Gesù Cristo questo, non è un Dio che serviamo, ma è un Dio di cui ci serviamo per emergere. Ecco. Quindi una cartina al tornasole per vedere l'autenticità della fede di una persona è proprio questa, che cerca di vivere la fraternità anche se ci sono divergenze. Quindi preghiera personale e preghiera comunitaria non sono in opposizione, sono complementari, vanno messe in questa specie di simbiosi o comunque di armonia che danno il giusto equilibrio al ritmo e al respiro della fede. Ci vogliono tutte e due. L'una però ha bisogno dell'altra e anzi rafforza l'altra. Infatti vediamo che cosa provoca anche questa diserzione, questa astensione dalle nostre assemblee liturgiche. Provoca di fatto nel tempo un calo di temperatura nell'amore nelle nostre comunità, un calo di unità. Ecco. D'altra parte la preghiera individuale, un rapporto personale con Cristo, migliora la qualità delle nostre assemblee liturgiche, dove la gente magari canta con più fervore, con più attenzione, perché già vive una relazione con Cristo. E questa relazione la porta nella comunità, arricchendo la liturgia. Allora le liturgie diventano significative. Non è solo il prete che rende una messa significativa, è un popolo. Il prete, senz'altro, è importante, diciamo, che anche lui viva questa dimensione, perché anche il prete deve vivere questa dimensione. Però tutti, la liturgia, la buona liturgia, nasce da un popolo che prega. E allora lì ti senti trasportato, perché altrimenti cosa fanno tutti questi cristiani che non hanno mai il prete che celebra la messa? Io ne ho conosciute tante comunità in Africa, ma anche in Armenia ho visto, per esempio, che non hanno il prete che presiede, però fanno le liturgie senza prete e c'è tanto fervore, tanta fede lo stesso. Ecco, perché si mettono insieme queste dimensioni. Non è che la fede non sparirà perché ci sono pochi preti, ma perché non si vive il rapporto con Cristo, per questo sparisce la fede. E quindi bisogna fare tutto il possibile perché ognuno prenda questa decisione di crescere nel rapporto col Signore, nella sua amicizia con Lui. Quanto più io vivo fino in fondo le esigenze della preghiera comune, tanto più scopro l'esigenza del rapporto personale irripetibile con Dio. La preghiera in comune mi rimanda a questo, mi chiede di mettermi in gioco se non voglio appunto compiere solo un'adesione formale. Una volta reggeva l'adesione formale perché bisognava andare messa. La gente andava alle funzioni e dormiva perché non capiva niente. Il pomeriggio della domenica, penso che vi ricordate, la gente dormiva, certo non c'era nient'altro per cui si faceva, era comunque un momento di popolo, ma non si può pensare che la Chiesa vada avanti così, perché tanti rimpiangono i tempi in cui sì, ma era diverso, cioè la fede si coltivava nelle famiglie, si pregava insieme il rosario la sera, no? In casa, la casa veniva benedetta spesso ogni anno. Era tutta una società, una comunità che reggeva, per cui si poteva anche dormire durante le funzioni, non è poi così, perché eri dentro una barca che andava avanti. Però oggi come oggi non possiamo più, giustamente le persone non accettano un'adesione semplicemente formale. E tutto sommato non è un male che le nostre assemblee si scremino un po', purché ciò che resta sia significativo. Sia vissuto con verità, con convinzione, ecco, questo è importante, no? E poi diventa anche più credibile per gli altri. Non regge più un'adesione formale e basta, per fortuna. Questo diciamo che per noi è anche un vantaggio nel nostro tempo. Abbiamo la possibilità di maturare una fede profonda. Abbiamo tanto nutrimento, tante possibilità per farlo oggi, molto più dei nostri padri,
che avevano una grande fede pur non disponendo di grandi mezzi, quindi siamo, potrei dire, quasi più fortunati di loro da un certo punto di vista. Infine, se comprendo veramente le esigenze della preghiera comunitaria, questa mi fa avvertire prepotentemente il bisogno della preghiera tu per tu con il Padre, che resta in ogni caso nostro. Infatti Gesù non ci ha detto di dire Padre mio, nel Padre nostro, ma Padre nostro. Anche quando siamo da soli diciamo Padre nostro, non diciamo Padre mio, giusto? Quindi vuol dire che anche quando preghiamo da soli, preghiamo dentro un popolo, siamo rappresentanti di un popolo. Ecco perché è importante, per esempio, la preghiera di intercessione. Non importa se non tutti vengono all'adorazione, se magari siamo in pochi. Qualcuno me lo dice anche qualche prete mi dice, ma cosa serve questa cosa che vengono poche persone? Cosa cambia questa cosa? Cambia, perché basta un po' di lievito per far fermentare la farina. Non occorre avere un esercito, ma se c'è un focolare piccolino che scalda bene, scalda anche tutta la casa, no? Se c'è un nucleo infuocato d'amore, quindi noi quando veniamo qua non veniamo solo per noi, stiamo facendo una missione per un popolo, siamo qui per pregare che il Signore riempia di Spirito Santo questo popolo, che ci aiuti a sopravvivere, ma non solo a sopravvivere, a vivere bene nel nostro tempo, essere fecondi, una Chiesa che è presente, che è serena e che è feconda, che rinasce sempre, che si ricrea per l'azione dello Spirito Santo e per la sua potenza. Quindi noi siamo qui a nome di tutto il popolo di Dio per accogliere lo Spirito Santo e chiedere che attraverso l'apertura del nostro cuore entri in tutti i cuori, coinvolga tutte le persone.